Uno dei casi più sconcertanti si è verificato in Ucraina. Oksana Malaya è nata nel novembre del 1983. Secondo i medici era di sana costituzione. Alla nascita la bambina pesava più di 3 kg e non presentava anomalie fisiche o mentali di nessun tipo. Perché quindi Oksana è diventata più simile a un cane che a un essere umano? I suoi genitori erano alcolizzati e una sera, completamente ubriachi, chiusero Oksana fuori dalla porta. La piccola, che allora aveva 3 anni, si rifugiò nel canile e si raggomitolò accanto al cane a cui probabilmente deve la vita. I cani accettarono la bambina, che crebbe insieme agli altri cuccioli del branco. Oksana passò i 5 anni successivi vivendo come un cane. Sembrava più un cucciolo che un essere umano. Non era in grado di parlare. Articolava a fatica qualche parola. Nella sua vita non aveva mai avuto la necessità di comunicare verbalmente. I bambini prendono le abitudini delle creature che vivono con loro. Se si tratta di esseri umani, i bambini crescono normalmente. Ma Oksana è cresciuta in mezzo ai cani e ha preso le loro caratteristiche. Quando vedeva l'acqua, tirava fuori la lingua e mangiava direttamente con la bocca, senza usare le mani. Non riusciva a capire che cosa fosse uno specchio. Quando vedeva la sua immagine riflessa, non si riconosceva, non la guardava nemmeno. La vicenda di Oksana, figlia di genitori alcolizzati e poverissimi, può sembrare una questione limite, ma non è così. Nel corso della storia, gli esempi di bambini abbandonati dai genitori sono numerosissimi. Molti morivano, ma qualcuno riusciva a salvarsi grazie ad eventi eccezionali. Le loro storie misteriose hanno sempre affascinato gli scienziati, ma il processo di comprensione è stato lento e difficoltoso.